Ma chi sono i Templari? Vogliamo dire una volta per tutti chi sono i Templari, perché dobbiamo uscire fuori da questa maniera leggendaria e di mercato di leggere i Templari. Uno, non si chiamavano Templari, si chiamavano poveri commilitoni di Cristo. Poveri, badate, poveri, erano l'ordine più ricco d'Europa, tanto che per le loro sostanze Filippo IV il Bello intervenne per farli processare, erano chiamati banchieri di Dio, ma il loro nome quando nacque era poveri commilitoni di Cristo. E se vogliamo tradurre in italiano il termine francese con cui loro sono chiamati, perché templare è una derivazione del termine francese, dovremmo chiamarli tempieri, come i pompieri. E già questo gli toglierebbe bel fascino, no? Una chiesa dei tempieri. Cominciamo a farlo. E che cosa facevano questi templari? Le magie. Cosa? C'è qualche templare tra voi? Ho fatto questa conferenza presentata dai risposati, avendo affiancato dietro i templari vestiti con l'abito d'ordinanza, perché i templari mica vestivano così, solo nelle grandi occasioni, non è che andavano in giro così come i cavalieri. Ma voi avete visto i cavalieri con le corazze? Ci sono dei film in cui mangiano con le corazze, ci sono alcuni film anche molto belli, i film di Bresson per esempio, in cui loro vanno a letto con le corazze. E sentite quando camminano, trum, trum, trum. E questa è l'idea del Medioevo, no? Il Medioevo è fatto dai carri armati. Le corazze si usavano soltanto, badate, soltanto nei duelli, nemmeno in guerra. Perché se voi vi mettete una corazza addosso e andate in guerra, vi succede quello che è successo a Federico Barbarossa quando è andato alla terza crociata di Ridley Scott, che ha attraversato il fiume Salef con la corazza blu blu blu, ha inventato la carne in scatola, letteralmente è morto lì così. Allora nella realtà non portavano la corazza, sì. L'episodio di Grenoble, a un certo punto volli fare la provocazione di leggere alcuni brani della bolla di scomunica da parte del Papa nei confronti dei Templari, la bolla ufficiale. La lessi prima in latino e non successe niente. Tutti gli ammiratori dei Templari non sanno una parola, infatti li chiamano Templari. Poi però feci la traduzione in italiano, vedete la scena. Alla fine di questa bolla il Papa lancia la scomunica non solo ai templari di quell'epoca, ma ai templari che verranno in tutti i secoli, compresi quelli che pur non essendo templari, dice così, indosseranno per qualunque motivo l'abito. Ebbene, successe questa cosa. Citci, senza far vedere, questi ragazzi, uno per volta, andarono lì. Alla fine della conferenza non c'erano più. Questo che cosa dimostra? L'episodio è divertente, ma che cosa dimostra? Che si sta facendo una speculazione di qualcosa che non si conosce. Questo è il vero problema. Allora, qual è il mio compito? Accettare tutto questo o demistificarlo? Allora, io a Terlizzi demistifico la questione dei tempieri di Santa Maria. Non ci sono mai stati i templari. Quindi tutto quello che dovessero scrivere di onfalotico o di pegatoso è tutto inventato, di sana piazza. Il medioevo orrido, il medioevo delle colpe del 1700, il medioevo dell'illuminismo, questo è stato. Poi il medioevo del romanticismo, invece il medioevo dei cavalieri, delle dame, bionde, dell'eroismo, del riferimento alle
a Udino e a cose di questo genere. Poi c'è stato il positivismo. Insomma, siamo arrivati oggi a essere consapevoli che nella storia dell'umanità tutti gli uomini hanno sempre saputo in quale epoca vivevano, tranne gli uomini del Medioevo. Chi viveva in età romana sapeva di essere cittadino romano o di non essere cittadino romano, cioè aveva un punto di riferimento che era l'impero. Chi viveva nella società greca aveva un punto di riferimento che era la polis, per cui si distingueva rispetto alle altre età. Chi è vissuto in età moderna si è definito moderno in opposizione al Medioevo e quindi ha detto: io sono moderno perché sono diverso dagli uomini medievali. E oggi il contemporaneo è quello che dice: io vivo nell'oggi e sono qualcosa di profondamente opposto al Medioevo. L'unico che invece non ha mai saputo di vivere nel Medioevo era l'uomo del Medioevo, cioè Brancaleone o quei crociati lì non sapevano mica di vivere nel Medioevo, pensavano di vivere in un'età che era il prolungamento dell'impero romano. E bisogna capire questo, che cosa significa quando poi noi interpretiamo il Medioevo. Dunque, piuttosto che puntare alle immagini dei castelli, io ho puntato su un fenomeno storico, l'incastellamento. Che significa? Banalmente potrei dire che l'incastellamento corrisponde alla fase in cui nel Mezzogiorno sono stati costruiti molti castelli che prima non esistevano. Questa fase inizia tra fine del X e XI secolo. Inizia e corrisponde all'arrivo dei Normanni. È l'ultima età bizantina, l'ultima età longobarda, lo scontro tra Longobardi e Bizantini, poi arrivano i Normanni e si cominciano a costruire castelli contro i Normanni e da parte dei Normanni contro le popolazioni locali.